DJ, siamo con il DJ Aldo Rock, impegnato a farci ascoltare le canzoni che si porterebbe sull'isola deserta se ci fosse stata la fine del mondo, che purtroppo non c'è stata, quindi queste canzoni purtroppo rimarranno nella tua dispensa. Ma non ti preoccupare, la seconda è ancora più bella. Ah, è una... Più però, bella di questa, sì, ma guarda che è impossibile, sì, più bella di questa. E tutte e due hanno una radice. Hanno una radice che chiaramente gli adoratori del maestro. Io ho avuto un primo Bob Dylan. Ho avuto un primo idolo e un ultimo idolo. Un attimo, avete pensato a un santone. Qual è il primo idolo? Scusa, fai di nuovo quella genuflessione che facevi prima. Ah, questa qua. Esatto, quella qua, lì. Quella uno squat. Io quando, diciamo io quando cito Bob Dylan, tu fai la genuflessione. È un affondo. Lo squat è col peso. Lo squat credo che abbia anche il peso sulle spalle. Benissimo. In pratica, questa canzone è stata scritta da Bob Dylan nel 1965 tra due album, ma non l'ha mai messa su nessuno dei due album che erano famosi, Highway 61 e Blonde on Blonde, due album. Okay. E con questo brano credo è arrivato al settimo posto. Fatelo finire classifica, che non lo posso guardare. Ok, hai dato ossigeno ai tuoi muscoli. Adesso dai ossigeno al tuo spirito, dai ossigeno alla mente. Vado, uomo. C'è un'altra cosa che dà felicità nel mondo e viene fatta in Danimarca. Si chiama Igge. Igge in pratica è... Stai attento che ti sta sentendo un danese, un danese in questo momento. Perfetto. Allora, okay, tu sai che i danesi comunque sono sempre ai primi posti delle varie classifiche della felicità, no? Sì. Quando vedi i paesi dove la gente vive bene, felice, mm-hmm, la Danimarca è sempre tra i primi 3, 4, 5. Perché? Perché internet funziona bene? No, perché i danesi hanno tantissima, nei confronti degli altri, dimostrano molta generosità. E quindi questo Igge, questo modo di essere generosi con gli altri, è qualcosa che si diffonde, cioè è qualcosa che dovremmo avere anche noi, cioè essere leali e avere fiducia nell'altro. Ecco, in Danimarca esiste questo rito che si chiama Igge e può essere, non so, a Natale mettersi intorno all'albero e cantare una canzoncina. Ecco, questo è un modo ha fatto quello che ci sei io a cantare, ma no, è un modo per rovinare il Natale di un sacco di persone. Essere insomma insieme agli altri, in sintonia con gli altri, soprattutto anche con gli estranei. E un'altra cosa che rende felice sempre le persone del nord Europa e della Scandinavia è la famosa sauna finlandese. La sauna finlandese, cioè molti di noi hanno un rapporto col proprio corpo, non so, ogni tanto vi metterete nudi davanti allo specchio, no? Sì. Ecco, e a un certo punto vi sentite un po' a disagio. Bene, i finlandesi vanno in sauna e poi escono nudi e si buttano nella neve e sono felici. È un modo per dimostrare la loro felicità, per togliere le inibizioni. Questo è una cosa che viene fatta nei paesi del nord. Chiaramente bisogna avere quel tipo di mentalità, cioè, bisogna essere un po' cresciuto, devi essere credo cresciuto, eccetera, perché sennò è difficile. Però i finlandesi, anche loro, sempre ai primi posti. Io l'ho fatto, ho preso la febbre. Allora, tu non ci sei cresciuto. Non ci sono cresciuto. Tu non sei cresciuto per niente. No, poco. Una cosa che potresti fare. Però lo spirito sì, tanto. Una cosa che potresti fare tu, Nicola, è la ricerca della felicità nel Mali, nei paesi Africa, a sud del Sahara, subsahariana Maghreb. Sud-ovest nel Mali. Nel Mali, ad esempio, il Mali è un posto veramente insomma un po' spoglio, desertico. Le persone vivono in luoghi che non sono inospitali. Però loro cosa fanno? Si vestono in maniera elegante. Una cosa che rende felice queste persone è vestirsi in maniera elegante anche in luoghi che noi consideriamo inospitali. Anche perché per loro questo rappresenta un'eccezione. Non vado lontano, penso alla famiglia, forse mi permetto, di origine di Linus, la domenica magari in qualche occasione vi vestivate bene. Loro, e ti rendeva felice questo, loro, no? Noi eravamo sempre eleganti. Non metto in discussione, attenzione. Però vestirsi della festa, che bello, è una cosa bellissima. Tutti tranne mio padre, al quale non gliene poteva fregare non di meno. Non si vestiva della festa. Ma era molto felice lo stesso. E comunque è un modo, si vestono, ad esempio, le donne si vestono di rosso, si mettono dei nastri d'argento nei capelli, è un modo insomma per essere che bello, è un modo. Mi è piaciuta oggi la puntata, mi ha fatto viaggiare felicità. Uomo, allora, molto. Adesso questa voce può far male, questa voce è una pistola diritta al cuore
e noi a Jimmy LaFave gli vogliamo bene. Una canzone che è nel cuore di chi come noi faceva la radio già negli anni Ottanta era John Waite, già cantante di un gruppo chiamato The Babies, qui in versione solista era Missing You dalla voce di Jimmy LaFave. C'è ancora, allora posso c'è ancora. Che cosa ridi? Questa è la ragazza là in fondo. Ho fatto tutto un discorso serio e quando ho detto dalla voce LaFave, di Jimmy LaFave, perché la fava non c'è bisogno di essere di silenzio. Ma che fa ridere la fava? La fava fa ridere. Allora, no, l'ultima cosa la voglio dire perché abbiamo parlato di così della caducità della vita, della consapevolezza, del fare del bene, quindi mente, spirito, corpo. E voglio finire con una cosa che viene fatta nelle isole Cook, in pratica in queste quindi isole siamo in Australia vicino siamo a 200 chilometri dalle Western Samoa, quindi la zona dei Oceano Pacifico. Tafuga e Tagaloga, esatto, tutti allora lì in pratica i pescatori cosa fanno? Il pescato lo portano a riva e poi c'è un consiglio del villaggio che decide di dare parte del pescato alle persone più povere, quindi dividono quello che loro pescano e questo modo di condividere è qualcosa che tiene in vita queste piccole popolazioni perché altrimenti morirebbero, certo, nel senso certo. Che o non hanno i mezzi si, si chiama mutuo soccorso. Mutuo soccorso, la condivisione, questo è una cosa bella che loro lo fanno in determinati periodi dell'anno, ma quasi sempre, perché pescano quasi sempre. Ecco, visto che siamo in quella zona dell'Oceano Pacifico, voglio consigliare tre cose che vi renderebbero sicuramente felici se foste amanti del trekking. Ci sono nell'emisfero australe, quando si fa il giro del mondo, ci sono tre luoghi che bisogna doppiare, che sono il Capo di Buona Speranza, il Cape Lewin, che è in Australia, e il Capo Horn. Ci sono tre trekking vicino a queste zone. Io sono stato in alcune di queste e devo dirti che sono bellissime. Un trekking viene fatto in Cile, è il trekking del Pine, questa montagna che si chiama Torre del Pine. È un anello circolare di 100 km, 105 km che potete fare in 8 giorni. È un posto bellissimo. Il cielo è quasi sempre azzurro da quelle parti, ci sono dei colori incredibili, la gente nei villaggi vicini è ospitale. È un posto dove adesso inizia l'estate, quindi è un posto fantastico per andare. Quindi siamo in Cile. Siamo in Cile. L'altro a nord del Capo di Buona Speranza, anzi a est, nella penisola del Western Cape, c'è un'altra località con un nome veramente impronunciabile, e ve lo dico perché si chiama, in Sudafrica, si chiama Kitsikamma. Kitsikamma. Ed è un... Dove vai per Natale? A Kitsikamma. Ed è un luogo, tra l'altro il trekking inizia da un villaggio che si chiama Calender, quindi ve lo potete scritto vicino, Calender. Come Calander? Aldo Calender. Ed è quello, un posto dove io sono stato, è veramente un posto credibile. In quale stato siamo? Nel Sudafrica, siamo nel Western Cape, quindi a ovest. In teoria guardando il Capo di Buona Speranza sei a ovest, ok, quindi prendi la costiera Oceano Indiano e arrivi in questo stato giardino, quindi sì, esatto. un posto bellissimo. E l'ultimo, anche perché hai 20 secondi, l'ultimo è il famoso Cape to Cape, che viene fatto nella costa occidentale dell'Australia, un posto bellissimo dove fate un trekking lungo le scogliere e lungo le spiagge e lì potete vedere le megattere. Le megattere cosa sono, uomo? Sono delle balene. Le balene sono gli animali più in forma di questo mondo perché mangiano soltanto krill e fanno 25.000 km all'anno di nuoto e non hanno una ruga sulla faccia. Questo hanno un filo di grasso, neanche un filo di balena. Quando ti dicono sei una merda, abbiamo finito. Buon cercate Natale, di essere felici, buoni sottoli, ballate nudi davanti al vostro gatto, questo è un altro modo per davanti al gatto, al gatto. Davanti al gatto, anche al gatto di patate va bene, questo lo faccio stasera.